finalmente sei qui con ste notizieri. Da vent'anni un duel come dal Cambieli, calva in onda che mai un preciso reri. Sa se in quel vuol dire che è infiniti alferi. Al giornalista ne prisa, al nostro amstir, perché spesso più sempre e tursi in gir. Dai Clebe Laura, catacca in sta puntè, anche stavolta forse hai la ven fronte. Al più dal volt na ben da dir, a fin discurs come dal barbir. Ma chi vuol forse il pra capir che sa sempre an sempre in gir. Ettore, tu sei l'addetto ai saluti, saluta i telespettatori. Tutti i nostri saluti, come vedete oggi abbiamo una new entry, abbiamo Michela qui con noi. Abbiamo fatto un cambio, eh? Abbiamo fatto un cambio alla pari. La pari mica tanto, perché di mondi più sovne. Sì, ma il Zappa Brisa di Bayouken, che sono importanti anche quelli, eh. Allora, buongiorno Michela, benvenuta con noi. Questo è il battesimo del riflettore. Senti come sono più caldi oggi i riflettori. Assolutamente, una sauna. Ecco, allora, lei è dell'Interland, come potrete sentire dalla marcata pronuncia, e di San Matteo della Decima. Ecco, meno mai capito un quel di San Matteo della Decima. Perché alla Ciamella Castella, poi come il Dieter Nome, Cisanova, Mare Fosca. Ma ecco, sono tutti nomi che si rifanno a questo luogo incantevole della nostra bassa. Una bassa nella nebbia, esatto. Una bassa della Mare Fosca, un mare fosco della nebbia. Nella nebbia della bassa, va bene. Esatto. Va bene, insomma, oggi però partiamo con un argomento d'attualità. Cle, Ettore, cos'è? Al nostro dialetto. Io capisco il nostro dialetto, ma perché in special modo il nostro dialetto è il dialetto al bugnais dell'amore? In crisi. Andiamo in onda qui. Siamo sotto San Valentino. Sotto San Valentino. E Aldo non si dura più. Allora, Aldo, che è ancora innamorato, suo muier come un gatto, come un gatto rosso. E allora, per San Valentino, non capisci più niente. Cos'è la clafafanda suo muier, che io sono un uomo libero, quindi, mi rovini la piazza. Tutte quelle decine di autografi che devo dar via, perché cosa li do via? Ah, non so. E allora? Per fare il paghero. Ascolta, ma l'altra volta abbiamo parlato di un problema, di un grosso problema del dialetto bolognese, che è l'assenza in tal bugnais del verbo amare, quindi abbiamo esaurito. Questo non vuol dire che i bolognesi non amino. Ecco, allora andiamoci di lungo, perché oggi parliamo delle effusioni. Effusioni in dialetto bolognese. Cioè? Che io do 4 spunti. Icnom, i simiton e i siricuchen. Cosa dici, Ettore? Ma vede che i siricuchen è più carino, perché simiton le belle on calfalesen o che ghignos. Tutti i fan di simiton, Ma le un ghignos però. Che ghignos ha fatto tante che simiton. E questa sarebbe la prima fase dell'innamoramento, no? Questi i due i fan i siuk, pensa se i siuken, ma anche a me è un gran complimento, no, per voi dire. I se strecken, i fan di simiton, di siuken. E questa è la seconda fase, siamo quasi alla seconda fase. I siricuken però vuol dire non solo per l'amore, o fa di siricuken anche agli amiche. Perché vai fuori dal seme, no, ti te che ti belle fuori da un sulento.
i fieri cucchè, e dopo che arrivano ai basen, e poi dai basen si sblesga via a che cosa? Dopo i basen, un basen più forte, con stamel, un basen con la passion. Un fioc. Oh, bravo Ettore, avanca perché ci sei già nell'argomento e siamo in piena seconda fase. Se poi la passiamo la Vadlong, a s'arriva l'incantunè. Babbo, l'incantunè. No, no, guarda che siamo in orario protetto, Spolmega può dirvi. L'incantunè presuppone un cantan arpiatè, che sempre, che direi un angolo fuori vista. Non c'è niente di male. E con l'incantunè si presuppone che avvenga anche quella serie di atti e manovre che i popoli anglofoni, quelli che adesso vanno fuori dalla Brexit, per la Brexit vanno via, che lo richiamen al petting, e che per nuoter ien... Al petting? Al petting, come spole il dire, al petting, come spole il dire, una fivulè. Se ci spingiamo oltre, una pistolè. Ma la basta, buono, ma allora, che malinconia, ragazzi. Va. Per rispetto dei tempi chiudiamo l'argomento. Però volevo aggiungere, hai una bella idea, Ettore, dai, accendi. Sì. Che idea ho io? Ah, non ce l'hai, va bene. Allora, le espressioni amorose, due innamorati, cosa si dicono? Ti la micoca, ti al mischiccian, ti la mischeccia, ecco, scheccia dal micor, e l'incipit dell'inserenetet fasulen, not che... molto probabilmente il notiziario Bugnais riuscirà a mandare in onda alla mezzanotte e alla mezzogiorno del giorno di San Valentino. Quindi, ecco, scheccia dal micore le fasulen che alla fa l'inserenetta alla Sodona, sì. La Brisabella, no? Brisabella. Che sarebbe sarebbe la trasformazione di Fagiolino a Isabella, come si chiama la cosa. La Brisabella poi per noi ragazzi ai suoi tempi erano quelle ragazzotte che non avevano un volto angelico ma gli aveva un po' dietro qui, quindi che potevano piacere. E allora va bene con la Brisabella. Perché la Brisabella? Perché Fasulen, perché Fagiolino e anche il re Fasol e anche il re di San Matteo della Decima. Ah, era quel che avrebbe. Che domenica 19 inizia il suo grande carnevale, che è uno dei più antichi carnevali della zona, dal 1888, è sulle strade, le piazze, le corti di San Matteo della Decima. Però Michela, tu che sei di quelle parti, mi dovresti dire se... gli altri nomi di San Matteo della Decima, basta San Matteo Cisanova, della Decima, Cisanova e Mare Fosca. San Matteo della Decima andè fuori per San Flis, andè fuori per la Via Emilia, c'è per la strada per San Giovanni per Siceto, poi andate di lungo, esatto, e arrivate a San Matteo della Decima, non vi potete sbagliare. Ma è qua dunque ne bisogna d'accordo, sarà che altra gente che ti ha detto. E vogliamo presentarlo? E addirittura l'abbiamo qui come responsabile del carnevale. Che edizione è? Franco Govoni, che rappresenti tutte le compagnie carnevalesche. Quale onore! Di San Matteo. Siamo arrivati alla 129esima edizione. Il percorso è ottimale perché si esce da Porta San Felice, Calderara e poi si attraversa un paese da non nominare, sì, lo si taglia fuori, dopodiché si arriva al vero regno del carnevale che è San Matteo della Decima per ci sarà una domenica dogana. 19 febbraio. 19 primo. Febbraio e si domenica 26 febbraio. E da l'una e mezza del pomeriggio partono fino a tarda notte inoltrata saremo a disposizione di tutti coloro che vorranno
condividere con noi questa allegria. Cercheremo di far divertire la gente che vorrà venire al nostro carnevale. Io ho partecipato alcune volte e ho visto che è frequentatissimo dai giovani, per esempio, il carnevale. Michela, dici tu questo aspetto che la gioventù si butta nell'antica tradizione? Ma sì, alla fine almeno ci divertiamo, facciamo un po' di baracca tutti insieme, ci ritroviamo tutti vestiti. È bello. E quindi ti vesti anche tu? Quest'anno sì, mi tocca. Mi hanno convinto, sì. E possiamo avere un'anticipazione? No, non posso dire niente, se no i carristi dopo brontolano. Ah, io ho capito. Sì. Possiamo dire anche che compagnia? Sono col 65 quest'anno. È una dei 65, benissimo. Perché vuol dire che è quella compagnia che presenta tutti quelli che hanno meno di 65 anni. più o meno no, però... più o meno no. Franco, quanti sono i carri? Dunque, quest'anno abbiamo avuto una new entry e siamo tutti con carri di prima categoria e sono 8 carri di prima categoria. Compreso quello del re? Poi c'è quello del re, che è un carro a parte, perché il sire e lui chiaramente deve dominare sopra i suoi possedimenti del regno della Castella e chiaramente lui ha un trono a parte, un carro a parte, perché il sire bisogna dare al sire tutto il suo potere, la sua magnificenza. Poi ci sono questi altri 8 carri che faranno il loro svolgimento, lo spillo e quell'altra tradizione bellissima. E siamo arrivati alla parola magica, lo spillo. Che non si capisce bene per uno che non è della zona cosa sia lo spillo. Lo spillo è una trasformazione del carro. Sì. Il carro è un involucro complesso. Esatto. Che a un certo punto davanti alla giuria si ferma e cosa fa? Lo spillo. Esatto, davanti alla giuria si ferma e c'è la lettura della sirudelle. C'è la lettura della sirudelle. Che è un po' la spiegazione del carro. E poi si trasforma completamente in un tempo relativamente veloce. Si viene in piazza con un carro e si ha una completa trasformazione proprio. Quindi è un teatrino vagante che si apre al pubblico vagante, davanti alla gente. È una rappresentazione teatrale in piazza utilizzando però maschere, vere e proprie maschere carnevalesche, maschere anche di grosse dimensioni, perché ci sono dei carri veramente, adesso al di là delle battute, dello scherzarci sopra, delle maschere veramente grandi, delle figure molto molto imponenti. Abbiamo dei carri molto grande, insomma. Quindi... Benissimo. Allora, 129esima edizione. Vuoi ripetere tu l'invito con le date e gli orari? Allora, siamo il 19 e il 26 febbraio, gli spillati iniziano all'1:30 e alle 3 inizieranno gli spilli. Quindi partecipate numerosi a San Matteo della Decima, mi raccomando. Ecco, benissimo. È un invito fatto da Michela del Carnevale di San Matteo della Decima. Ettore, siamo in chiusura. A te il compito di baciare i nostri telespettatori che stiano qui sempre davanti, in attesa di che cosa? Dell'inserenette Fasulen che arriverà proprio al De e San Valentino. C'è una riva brisa, la corpora era sopra, però, dove sarà al De. Benissimo, ritenetevi baciati tutti. Mi raccomando, tutti al San Matteo della Decima. Il carnevale appunto dura dal 19 al 26 febbraio, dico bene, Govoni? Esatto. Diciamo anche che c'è un carnevale notturno. Esatto, il 22 aprile è anche il carnevale notturno. Un'ultima cosa, ci spieghi in cosa consiste il carnevale notturno? Carnevale notturno è quello ancora forse più bello in assoluto, perché tutti i carri saranno illuminati a giorno. E lì, mentre domenica 19, essendoci lo spillo, la trasformazione, ci sarà un po' di tensione, quindi anche i carristi non se lo potranno godere fino in fondo, perché tutto deve funzionare nel migliore dei modi, invece il 22 aprile sarà proprio una serata di gioia, divertimento, si sfila, canti, balli, qualche bicchierina anche qualche volta di troppo, ma fa parte delle regole del gioco, e si sta in compagnia tutta notte. Dai, Ettore, saluta. Bene, allora noi vicino al 22 aprile ve lo ricorderemo. E intanto vi salutiamo tutti e a Stetasmen, Arvadres. Ecco adesso le fine notiziari. Dal puntena ben fatto e sicuro dal più belli, smorza in corsa e sposta i macchineri,
fra poco va in onda i spot pubblicitari. Al più dal vol na vengin da dir, a fai un discurs come dal barbier. Ma chi vuol forse vorrà capir che sa sempre an sempre in gir. Al più dal vol na vengin da dir, a fai un discurs come dal barbier. Ma chi vuol forse il pra capir che sa sempre an sempre in giro.